Oggi assistiamo alla presunzione e l'arroganza che possiede questa amministrazione e veramente non al limite. Vanno avanti privi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Ai giovani negano la possibilità di un'affermazione, alle famiglie negano servizi primari quali infrastrutture e servizi indispensabili per la qualità e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Le tasse continuano ad aumentare e purtroppo sprecano tante, ma tante veramente risorse pubbliche per incarichi e consulenze ad amici e amici degli amici, parenti e persone che si sono candidate nelle loro liste. Emanano atti in violazione della legge, in violazione dei riferimenti normativi e in contrasto con le norme di contabilità pubblica. Oggi avevamo chiesto un consiglio comunale su Casoria Ambiente, per il futuro di questa Casoria Ambiente. La stessa Casoria Ambiente dove un anno fa è stata praticamente oggetto di ispezione da parte del Ministero della Funzione Pubblica. E vedete, il dottore della funzione del Ministero della Funzione Pubblica ha accertato gravi irregolarità, gravi violazioni della legge e sperpero di denaro pubblico. Ha accertato un'irregolare proroga del mandato del Consiglio di Amministrazione, ha accertato che i componenti del collegio sindacale percepivano 58.901.000 euro illegittimamente, ha accertato praticamente che il Presidente era colui che si attribuiva un'indennità di 68.739.000 euro in maniera illegittima. Ha accertato l'iscrizione in bilancio di crediti in misura superiore al loro valore presumibile, hanno accettato infine lo sperpero di denaro pubblico in consulenze illegali per 397.000 euro. Oggi con la crisi economica queste risorse potevano essere veramente preziose per la nostra città, potevano contribuire a dare un rilancio economico, sociale e puntare veramente sul turismo religioso quale unica opportunità per la nostra città. Grazie. Vogliamo una città libera da interessi diversi.